Quindi buongiorno e ben ritrovato, buonasera Lapo. I follow you deep deep baby, faceva così, ormai c'era micidiale, ma dove l'avete trovata sta roba? Non ti piace? In una discarica. Mamma mia, altro che Metallica, qui ci vuole, non so, una sinfonia concertante di Haydn per disintossicarsi, l'opera omnia di Buxtehude per organo proprio. Benvenuto a Lapo Mazzi, il nostro esperto di Galateo, qua per il consueto Question Time di Galateo del lunedì, le nostre, ma soprattutto le vostre domande di Galateo, 331-6214-013 per gli sms, oppure il muro di Facebook o ancora la mail, per esempio, a radiopopolare.it. Non prendiamo le telefonate, perché insomma, no, non bisogna disturbare troppo il conducente. La prima domanda, visto il suo intervento, è mia. Fare gli insopportabili snob del cazzo sulla musica, dicendo Haydn, come se non sapessi Haydn, no. Come no. Se non sapessimo che l'unico fermo lì, come se non sapessimo che l'unico Haydn che conosce è il motociclista, visto che la domenica pomeriggio si guarda il Gran Premio per dormire. Bravo, fare lo snob sulla musica non è anti-Galateo? Ma no, ma naturalmente no, anche perché voglio dire, qualche celia bisogna pur buttarla dentro per così giustificare la propria onniscienza. Bisogna controbilanciare, insomma, facendo finta di essere così degli ordinari sarchiaponi, naturalmente. Lei sa di che cosa sto parlando, è vero, Facchini? Insomma, abbastanza. Senta, maestro, mi si poneva il caso personale. Quando si abita in uno stabile civile e non signorile, dall'ampio portone dove è facile anche porgere il passo alla dama, e invece ci si trova in un uscio angusto dove alla fine in pratica è magari con l'apertura verso l'interno, quindi è quasi impossibile, come ci si comporta? Cioè si entra e magari si tiene la porta cercando, come dire, di salvarsi in corner? A lei vuole dire come evitare appunto il famoso colpo del gitano citato qualche tempo fa, cioè come evitare lo strusciamento, o meglio anzi ottenerlo. No, in realtà bisogna agire rattamente, diciamo, con una certa furberia, un pochettino, potremmo anche dire un po' campana, cioè nel senso... Ma cosa stai dicendo? Ma come? Il colpo del gitano, insomma, queste sono grandi cose, certo. Ci insegnava il principe Pupetto Caravita di Sirignano, naturalmente il re di Capri, come fare queste furbate con le turiste tedesche, in modo da far scivolare la mano sotto, ma d'altra parte insomma, altre grandi citazioni come, non so, Marcor, ci sono tutta una serie di cose che si possono fare, ma comunque la porta va aperta e non bisogna entrare per primi. Quindi bisogna... Allora, bisogna avere il braccio un po' lungo. Oppure la mano a zappa tipo Morandi, avete presente? Sì, certo. Ok, va bene. Visto che le ho fatto la citazione musicale. Bravo, insomma, bravo Lapo. Anch'io, prima delle domande degli ascoltatori, una domanda mia personale. Quando si sa che si sta per trasgredire una regola o commettere un errore, faccio un esempio a caso. Sei in un periodo di detox, però sai che quella sera li sbrachi. Il fatto di dichiarare prima il proprio che si sta per fare un errore rende, secondo il Galateo, lo stesso errore, la stessa trasgressione un po' meno grave? Molto bravo, Facchini, lei sa come aggirare le normative, nel senso che in effetti si sa che fatta la legge è trovato lo inganno, e per cui bisogna sempre, a volte bisogna anche trasgredire, come diceva peraltro un famoso film di Tinto Brass, per cui bisogna sapere sempre che si fanno, poi ricordiamoci questa regola aurea, il Galateo è flessibile, segue delle regole tutt'altro che rigiderrime, ancorché rigide di fondo, siccome segue una logica, ripetiamola all'infinito, ma insomma per chi magari non ci avesse seguito negli scorsi quinquenni, naturalmente il Galateo deve essere declinato con la logica.
Per cui se una regola del galateo magari mal si applica alla fattispecie corrente, bisogna modificarla un po' in corsa. Mm. Ad esempio, vogliamo passare attraverso quell'angusto pertugio e per esempio siamo degli energumeni, per cui in qualche maniera non potremo fare altro che sfiorare le rotonde forme della signorina, sì? Cosa possiamo fare? Ci scusiamo preventivamente. Senta, non possiamo fare altro. Ho perso un sacco di posate. Nel senso che nel corso, da quando sono andato via di casa, nel corso degli anni avevo i servizi, quelli riciclati dalla nonna, regalati dalla zia, tua madre, ti prendi due robe all'IKEA, eccetera. Poi le ho perse e ho una cena a casa per una dozzina di persone. Posso mettere le posate diverse tra persona e persona? Assolutamente sì, è una pratica in realtà molto così, un po' vintage, un po', come dire, un po' alternativa, un po' tipo Greenwich Village, se vogliamo, però un po' bohemien, però è ben chic. Naturalmente non ci sono quelle posatacce terrificanti. Io quello che depreco sempre Toto Cielo, come sappiamo, è l'utilizzo dei tovaglioli di carta. Ora non c'è veramente niente di più atroce al mondo. No, è inaccettabile, E infatti, ma sono anche molto più ecologici quelli di stoffa, perché li rilavi e non li butti via, non crei pattumiera. Quello è vero. Sì, ma è molto meglio la tovaglieria scompagnata, ma tutta in stoffa, piuttosto che il tovagliolino di carta. Veramente dovremmo cominciare col 2013 una crociata per bandire il tovagliolino di carta dalle tavole italiane. È proprio una messa barbara. Senta una cosa, ma anche, cioè, la risposta che mi ha dato rispetto alle posate vale anche sulla vecchia argenteria, anche se tutta diversificata va bene? A maggior ragione. Naturalmente, guardi, dirò, quando si fa una cena plassé a casa, mi è successo per esempio ieri sera con dei cari amici, sì, anche organizzata all'ultimo minuto, poiché sono venute 10-12 persone qua a Chemois, ma è arrivata nel giro di mezz'ora. Cosa fai? Non metti naturalmente la posateria d'acciaio, insomma, prendi l'argenteria. Se fai un pranzo puoi anche fare l'acciaio. La sera argenteria. Si sa che invitando la gente, non dico che la gente ti debba fregare l'argenteria, sarebbe orrendo, però ogni tanto magari qualcuno è a lavare, qualcuno, per cui va bene, lo scompagnato va bene. L'essenziale è che il cestino di pane non sia di vimini ma d'argento, che all'interno del cestino di pane ci sia un centrino almeno ricamato a mano, magari ne abbiamo uno solo, lo laviamo e lo ricicliamo, si può fare, noblesse oblige. Oppure e poi assolutamente che ci sia il bicchiere d'acqua e il bicchiere da vino, perché se si fa il mischione, anche quelli dell'IKEA, si fa uno più piccino e uno più grande, capito? Sono piccoli dettagli. E soprattutto le posate messe giuste, per carità, cioè ricordiamoci la forchetta a sinistra e il coltello a destra, non ci faccia il contrario. Insieme al cucchiaio. Va bene, tanto poi si fa la scena come in Pretty Woman, volano via le posate, o insomma le pietanze, poi puoi dire stronze lumachine. Certo che se non hai il sorriso di Julia Roberts è un po' più complicato venirne fuori in maniera elegante. Grazie al nostro esperto di galateo, di nuovo deambulante dopo settimane passate sulla sedia, al capezzale del suo amico. Ma se l'è rotta lui la gamba, ma nego. Mi invita a cena con la argenteria scompagnata e mi deve anche attribuire fattispecie che non mi sono proprie. Arrivederci Lapo, settimana prossima, grazie. Salve.